Dario Gaipa del Corriere del Mezzogiorno. Ciao Dario, come stai? Tutto bene? Ciao, ciao Raffaele, Ciao sì, Dario. tutto bene, Ciao, ciao a tutti, ciao. caro Dario, ti presento anche Federico Mancini, co-conduttore di questa trasmissione, oltre che a Luca Andreozzi. Ciao Ciao Dario, ragazzi, piacere. ben Ciao, trovato. piacere. Allora, caro Dario, parto subito io con una domanda per te. Beh, ultimamente io e te abbiamo avuto modo di incontrarci abbastanza spesso, soprattutto per degli eventi. Uno di questi è Connessioni e l'altro è il Be Quiet al Teatro Bellini. Entrambi si sono svolti lì al Teatro Bellini di Napoli. Ci puoi raccontare e raccontare chiaramente anche ai nostri radioascoltatori che cosa è Connessioni e anche che cosa è il Be Quiet? Allora, parto dal Be Quiet. Be Quiet è un collettivo di cantautori che è nato circa 3-4 anni fa dall'idea di Giovanni Bloch, e cioè quella di creare un momento in cui tutti i cantautori della città potessero riunirsi per conoscersi, per suonare insieme, per farsi conoscere, diciamo, per far conoscere ognuno i propri progetti. E diciamo che in 3 anni, 3 anni e mezzo, questo movimento è cresciuto molto. Infatti il Be Quiet è nato nei localini di Napoli, uno fra tutti, il Sella di Cristo Albomero, che ha dato sempre disponibilità. Finché poi l'estate scorsa c'è stata la possibilità del Teatro Bellini, del piccolo Bellini, che ha generosamente, diciamo, ospitato questa rassegna perché si sembrava una cosa positiva. E lo è, perché abbiamo fatto 4-5 appuntamenti, si è registrato sempre sold out, quindi l'attenzione in città è molto alta per il mondo del cantautorato, in effetti. E niente, vabbè, io all'interno del Be Quiet mi occupo di fare le riprese, quindi sono là a tutti i concerti, perché poi queste riprese insieme ad altri ragazzi confluiscono in video live, che poi chiaramente mettiamo in rete e facciamo girare. E da questa esperienza mi è venuta in mente questa cosa di connessioni. Nasce davanti a una birra con due amici che Ah, sono caspita. Susi, sì, le birre fanno sempre bene. Susi e Marino Alaimo, che hanno un'associazione culturale che si chiama Arte a Parte. Io invece ho un blog che si chiama Racconti Sonori, dove già racconto, diciamo, quello che succede in città, cerco di raccontare quello che succede in città a livello musicale. Insomma, davanti a questa birra, quest'estate, abbiamo avuto questa idea di fare una rassegna, diciamo così, dove far incontrare i musicisti di generazioni diverse, quindi far incontrare i musicisti che sono diventati famosi, hanno cominciato a essere famosi tra gli anni 80 e gli anni 90, e i musicisti, diciamo, di adesso. E quindi la nostra curiosità era capire quali erano le differenze tra gli anni 90 e oggi, come ci si proponeva in quel periodo là e come ci si propone oggi. Infatti il sottotitolo di Connessioni è Dai centri sociali ai social network, quindi c'è una base comune che è, diciamo, la parola sociale, social, Eh beh, però certo. chiaramente le cose sono cambiate, anche se devo dire la verità, forse non sono cambiate tanto. Dagli incontri che abbiamo fatto, insomma, alla fine le difficoltà sono sempre le stesse. Certo, prima si vendevano i dischi, oggi i dischi non si vendono Oggi più, molto perché meno. no, è perché insomma la musica si fruisce con un flusso continuo, e Certo. quindi con un eterno presente, quindi in rete, e quindi è difficile vendere i dischi. Gli Certo. oggi dischi li vendono probabilmente ai live, dove c'è, È vero, diciamo, vero, un'emozione da parte del pubblico che viene poi concretizzata con l'acquisto del disco. Però c'è da dire anche che forse prima, per comprare un disco, un ragazzo della nostra età, noi quando avevamo 20 anni dovevamo conservarci soldi per comprarci un disco, e quindi avevamo un accesso, diciamo così, limitato alla sì, musica, infatti. mentre oggi un ragazzo veramente può ascoltare di tutto Beh, e oggi c'è può. YouTube, c'è Spotify, ci sono tutte queste cose, ecco, per ascoltare la musica, appunto. Sì. Quindi secondo me forse non, per chi ascolta è meglio oggi, ovviamente, per i Vero. musicisti no, però questa cosa qui ha creato anche altre situazioni, cioè ha fatto sì che nascesse una specie di solidarietà tra i musicisti, e quindi che ci
si fosse un po' più aperti alle collaborazioni. Infatti i dischi negli ultimi anni sono pieni di collaborazioni. All'inizio i musicisti, internet è nata, si scambiavano la musica da lontano e scrivevano insieme anche se non si erano mai incontrati. Questo penso che faccia bene alla musica. Sicuramente sì. Tornando a connessioni, noi abbiamo fatto, per ora abbiamo fatto 3 appuntamenti. Il primo appuntamento sono venuti Raif e Marcello Colasu, il periodo degli anni, a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, e si confrontavano con Raffaello, che è un cantautore, diciamo, della scena attuale, anche se comunque sta in giro da un bel po'. E qui abbiamo fatto incontrare Sergio Maglietta di Pisca con Destro, sì, conosco. Che anche tu insomma conosci perché l'hai visto varie volte. Sì, decisamente. Come Ciglio, naturalmente. Infatti. E poi abbiamo fatto invece un terzo appuntamento dove poi ci siamo incontrati, mi sa che ci siamo conosciuti poi là meglio, se non sbaglio, Bellini. Sì. Dove terzo appuntamento dove abbiamo fatto incontrare Bella di Sportograna e Giovanni Bloch. Adesso siamo in attesa del quarto appuntamento di questo primo ciclo, dove ci incontrerà Maurizio Capone del Mondo dei Banchi e Fuzzi degli Eco. Sapremo quando si farà, perché insomma poi le cose a Napoli sono sempre un po' complicate. È tutto in divenire decisamente. Sai, tutto ci si organizza, ci sono sempre, c'è una bella energia all'inizio, poi succedono sempre cose che insomma deviano la strada, però insomma noi ci crediamo molto, anche perché abbiamo avuto un buon riscontro, tra l'altro anche il giornale dove io lavoro ha avuto appoggiare l'iniziativa, sì. E quindi insomma ci ha dato una bella mano, perché ci ha messo a disposizione una squadra tecnica che registrasse tutti gli incontri. Poi noi di questo materiale video ne faremo un documentario, un reportage, altre cose che stiamo girando per raccontare, proprio per cercare, di dal nostro punto di vista quello che è successo, diciamo, negli ultimi 30 anni a Napoli nella musica. Insomma, più o meno questa è la cosa, insomma, la situazione. Ho capito. Questo blog, diciamo, blog, neanche definirlo, c'è un blog, perché in effetti una pagina Facebook che io ho aperto 2 anni fa, che si chiama Racconti Sonori, dove dicevo prima, raccontare la vita musicale a Napoli. Con la mia telecamera cerco di seguire finché posso e quando posso i musicisti che si esibiscono nei localini, ma anche nei posti diversi, insomma, e cercare di mettere insieme un po' tutte le cose, cercare di fare un po' di informazione. Certo. Sempre, ripeto, con la massima umiltà, perché non sono un esperto in musica, Sicuramente lo sei. Dario, c'ho qua il buon Federico che brama dalla voglia di chiederti una curiosità, perché mo ci hai raccontato tutte queste belle cose, e anche da parte sua c'è una domanda, una curiosità che da porti. Sì, innanzitutto volevo fare i complimenti a Dario, perché chiaramente anche noi da amatori apprezziamo questo genere di iniziativa, perché i confronti musicali, queste rassegne che fai, dovrebbero essere pane quotidiano, perché il confronto è sempre figlio di nuove iniziative. Quindi volevo chiedere a Dario se questa sua iniziativa di connessioni è proponibile anche ai locali, perché i locali fanno tutta musica da ballo, però un momento di confronto con musica magari abbinata live e non solo musica, diciamo, latinoamericana, potrebbe essere un nuovo genere musicale e attirare, perché no, nuove fonti di turismo, perché ricordiamo che in Portogallo per esempio si fa musica locale, mentre a Napoli manca una musica prettamente, ti faccio un esempio, di Pino Daniele. Cioè non abbiamo dei locali che si identificano con una musica, eppure è molto strano. Quindi volevo una sua opinione in merito. Allora, guarda, noi in realtà questa rassegna, questo ciclo di incontri, connessioni, noi abbiamo cominciato a farle in un locale che fa musica dal vivo, al Gomero, che si chiama Lades, che fa sostanzialmente però cover, e perché diciamo l'abbiamo proposto a loro come prima cosa, però accettarono. Abbiamo fatto i primi incontri, l'abbiamo fatti là, e
poi vabbè, l'abbiamo fatta al Bellini perché insomma la cosa è cresciuta, anche lì diciamo abbiamo sentito l'esigenza di calcare un palco diverso, cioè un ambiente diverso, però ti posso dire che guarda, dalla mia impressione vedo che Napoli negli ultimi periodi si sta muovendo bene, ci sono molti locali che propongono proposte musicali. La nostra proposta è una proposta un po' ibrida, perché chiaramente gli artisti che vengono non sono obbligati a esibirsi, però è capitato sempre che comunque si sono esibiti e hanno fatto i loro pezzi. Noi puntiamo molto sul talk, infatti qualcuno l'ha definito un talk music show, una definizione che ci piace molto, perché effettivamente chi viene a Connessioni sa che viene a sentire un dibattito sulla musica, perché magari è appassionato di musica, perché è appassionato di quell'artista in particolare, perché no, vuole scoprire magari aneddoti o cose che vengono fuori, che anche noi sappiamo che gli artisti poi magari ci svelano, è capitato che ci hanno detto cose che non avevano ancora detto, mi ricordo il caso di Raiz, non mi ricordo che l'abbia mai detto, insomma lui ha dichiarato che all'inizio che ha cominciato col piano band, questa è effettivamente una notizia. Pensandolo oggi effettivamente è incredibile. Infatti no, però no, a Napoli c'è un bel fermento e ci sono un sacco di gruppi, un sacco di cantautori molto molto bravi. Certo è che riuscire ad emergere a livello nazionale è comunque difficile, perché non c'è niente da fare, le major, le radio cercano di proporre i dischi e gli artisti che le major, come dicevo appunto prima, propongono. Tutto l'underground non viene mai proposto, se non nelle radio online e su web, e fortunatamente anche con la piattaforma con cui mi pare che voi state su Spreaker, giusto? Sì, è verissimo. Spreaker è stata una bellissima invenzione da questo punto di vista, perché veramente dà la possibilità a noi sentitamente ringraziamo, perché d'altronde è un mezzo che ci aiuta molto. Assolutamente, infatti su Spreaker ascolto Alessio Bertallò e Radio Mocolab, che è un ragazzo di Brescia che fa una cantina, dove abita, fa davvero una bella trasmissione. È l'unica possibilità, credo, oggi di poter veicolare musica di qualità, e ce n'è tanto, ragazzi, c'è davvero tanta musica di qualità oggi a Napoli. Fino ad adesso, nel 2016, quindi negli ultimi 4-5 mesi, sono già usciti 7 dischi di artisti napoletani. C'è quello di Carma Negretta, è uscito quello là, esce col disco Raffaele Giglio, è uscito Marco Tanna, insomma c'è un bel fermento, oggi poi addirittura c'è la possibilità di poter fare un disco con una raccolta fondi, diciamo così, dal sistema del crowdfunding, in questo senso Music Creator sta andando molto bene, da una grossa mano agli artisti. Infatti anche Iepo hanno fatto un disco EP, è uscito a fine dicembre con la raccolta su Music Creator, e sta un po' uscire anche un loro disco tutto in lingua napoletana, tra l'altro. E in tutto questo i mezzi diciamo non mancano da questo punto di vista. No, non mancano. È vero che contemporaneamente non è vero che il pubblico che frequenta diciamo i locali dove si propone musica underground, alternativa, ci sono i cantatori, non è un pubblico enorme, perché comunque, come diceva prima il tuo conduttore, che non mi ricordo il buon Federico, certo. Federico. Scusami Federico, sì, cioè, la maggior parte delle persone vanno a ballare, vanno a sentire latinoamericana, e questo purtroppo è un problema culturale, che però piano piano bisogna cercare di abituarli. Bisogna cercare di fare qualcosa. Allora ben vengano tutte le iniziative, anche la vostra, quella di fare una radio online, quella del Be Quiet, perché comunque muove situazioni e fa avvicinare, forse piano piano, certo è un processo lungo, fa avvicinare persone che forse prima non conoscevano questo mondo a questo mondo, e quindi questo poi crea un'attenzione interessante per gli artisti e per il pubblico e per la città stessa, credo io. Beh, diciamo è una sorta di circolo vizioso, ma prima appunto parlavamo di qualità e fra virgolette a microfoni molto spenti, perché noi ci siamo appunto incontrati martedì, ti avevo
fra una chiacchiera e l'altra, ecco, ha annunciato che questa sarebbe stata anche una sorta di puntata speciale, e così è, perché noi stiamo facendo un confronto, o meglio, un confronto, stiamo cercando di. Una specie di rassegna musicale, ma anche, diciamo, un confronto storico tra due tradizioni diverse, Napoli e Roma. Esattamente, io ho questa curiosità da chiederti, ecco, c'è un personaggio, ecco, diciamo questa è una sorta di ultima domanda che ti pongo, poi non so se Federico ha un'ultima curiosità pure per te, qual è il tuo, diciamo, icona, personaggio che ti ha più sorpreso, che ti ha caratterizzato fra o di Napoli o di Roma nella fattispecie? Ma tu parli del In periodo generale, storico sì, in qua o in generale. generale? Pronto? Sì, in generale dicevo, Ah, Dario, in scusami. generale, se c'è un personaggio che mi ha colpito, Cioè, è chiaro perché nel o che nostro. mi ha influenzato, no, ce ne sono tanti, veramente. Una cosa, forse mi hanno colpito molto Daniele Silvestri, Max da Zenico, Fabbri, Ah, grande trio. che si sono messi insieme e hanno fatto proprio un bel progetto qualche anno fa, hanno fatto un bel tour, insomma hanno unito delle energie molto positive, perché ognuno di loro è un personaggio molto carismatico, secondo me, e ognuno di loro sa fare bene la musica, e mi ha colpito molto questa unione, sì, questo sì, mi ha molto colpito, perché io credo che solo con la cooperazione tra artisti in generale si possa riuscire a creare qualcosa che superi un po' tutti i limiti che possono esserci, anche il fatto che non c'è da noi, ma che arrivino al cuore della gente. Questa cosa qua, ecco, voglio tornare al Be Quiet. Be Quiet ha questo spirito qua, Sì, confermo. quest'animo, anche se Be Quiet non è il solo, ovviamente, Beh, perché certo. c'è anche per esempio Claudio Frutti, domestico, che fa una cosa già al centro storico, dove invita i cantautori ad esibirsi e si esibiscono assieme. Che ne so, poi c'è Camera d'Autore, che è un altro format fatto da Cesare Ternia, che è un altro cantautore, oppure c'è Invito Gina di Capres, non so se conoscete, che è una sorta di format dove Sentito gli artisti parlare. vengono invitati a cena e dove si parla di musica mangiando, e anche quello ci sono i video su YouTube, c'è una pagina, e anche quella è una cosa molto interessante. Quindi insomma la collettività, ecco, bisogna unirsi e bisogna sconfiggere i draghi, diciamo così, tra virgolette, che sono rappresentati da difficoltà che ci sono, ma dalle grandi radio, dalle etichette che insomma ancora purtroppo dettano legge nel mainstream, diciamo così. Eh beh, E quindi decisamente. sì, se devo dire qualcuno che mi ha colpito, il progetto di Daniele Silvestri, Nicolò Fabri e Max Gazzè, Beh, ecco. che hanno monopolizzato decisamente la musica nell'ultimo periodo, poi ognuno ha proseguito con i propri progetti paralleli. Dario, io voglio ringraziarti, se hai dei saluti da fare, te li lascio comunque tranquillamente fare. No, grazie a voi, è stato veramente un onore partecipare alla vostra trasmissione, e devo farvi complimenti anche per la comunicazione Ah, che ti riuscite a ringrazio. fare su Facebook, perché mi piace tutti i contatti che mettete, insomma è Ci molto facciamo chiaro e quindi, notare. no, ma fate bene, anche ho visto le foto che fai quando fai gli eventi, perfetto, così che si lavora, anzi se posso lanciarvi, diciamo, l'invito che diciamo, di collaborare, troviamo una forma di collaborazione, insomma cerchiamo di unire le forze, se vi va, eh. Benissimo, è Certo, una proposta con grande interessante. piacere, sarà un grande, immenso Ecco come piacere. nascono dalle rassegne, passiamo alle collaborazioni. Questa è la cosa che ci preme di più perché soltanto attraverso questa sinergia, diciamo, Napoli può emergere, nonostante, come diceva Dario, questa difficoltà, diciamo, a livello commerciale, perché tutte le case discografiche, diciamo, questi confronti generazionali tra vari tipi di generi musicali sono messi un attimino da parte, questo dispiace, insomma. Così. No, volevo solo dire un'ultima cosa, però mi viene Velocissimo, in dai, mente che tu hai citato non. prima Daniele, Raffaele. Sì. Io devo notare che da quando il maestro Pino Daniele è andato via, Ah.
è come se fosse esplosa un'energia enorme che poi è confluita in ognuno degli artisti e si è messo in moto qualcosa che secondo me è ancora invisibile, ma che mano a mano sta emergendo. E quindi io, siccome credo molto nelle energie universali, no? Credo che un grande artista come Dio Daniele, come può essere David Bowie, loro sono portatori di grandi cose, non solo nei momenti in cui fanno le cose, ma anche quando vanno via, perché nulla si distrugge, tutto si trasforma, secondo me, anche in questo caso. Le energie che lo lasciano qui, diciamo, sto facendo un discorso un po' più, diciamo, ricchettone, ma no, non ti credo fortemente che questa cosa qua sia reale, e nel caso di Pino Daniele ha dato a Napoli, a chiunque abbia seguito questo grande artista, qualcosa anche dopo la sua scomparsa, come se lui fosse esploso in miliardi di pezzettini invisibili che ognuno poi ha introiettato dentro di sé, ecco, sì, come fonte di energia ulteriore per la musica napoletana. Poi è difficile in sé per sé riprodurre un unico Pino Daniele, perché comunque sia l'artista è e resterà per sempre una leggenda. Dario, io ti ringrazio e ci vediamo presto. Grazie a voi. Un abbraccio. Ci vediamo presto. Ciao, un abbraccio. Va bene? Certamente, un abbraccione. Okay. Ciao Dario, grazie ciao, ancora. Ciao, 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 grazie a voi, ragazzi. Ciao. Ciao.